cuore di Diodato, la canzone vincitrice, come sapete, della 70ª edizione Festival di Sanremo, ma non tutti avete visto queste immagini che vi abbiamo proposto, le hanno viste in tantissimi, ma non tutti, sono quelle trasmesse in diretta da Rai Play sul canale dedicato ai non udenti. Eccole qui di nuovo le immagini che la regia giustamente ci ripropone. Eh sì, perché per la prima volta il Festival di Sanremo è stato vissuto anche da chi non sente, grazie all'interpretazione di performer specializzati nella lingua dei segni. Allora, con noi c'è il direttore di Replay, Elena Capparelli, buongiorno, bentornata. Bentrovata. E Massimiliano Mondello, traduttore della LIS, dunque la lingua dei segni. Ciao Massimiliano. Direttore, dunque, il Festival prima veniva sottotitolato e basta, quest'anno c'è stata una vera e propria interpretazione, quindi un festival inclusivo. Com'è nata l'idea? Ma l'idea è nata in una delle tante riunioni che precedevano la preparazione del Festival di Sanremo, è nata da Pubblica Utilità, è nata da Laura Santarelli, sostenuto ovviamente da Giuseppe San Giovanni di Pubblica Utilità, un'idea che io ho appoggiato dall'inizio con grandissima passione, e adesso, anche riguardando le immagini, le emozioni, devo dire, come dire, tornano tutte. È stato un esperimento del tutto nuovo, direi che sulla scena proprio dei broadcaster pubblici forse è la prima volta che un grande avvenimento, un grande evento come quello di Sanremo, in una diretta lunghissima come abbiamo visto quest'anno, è stata sostanzialmente reinterpretata in lingua dei segni, con appunto la direzione artistica di Laura Santarelli, che vediamo nelle immagini, con una coreografia dedicata, con interpreti in lingua dei segni, ed è stato uno spettacolo nello spettacolo, quindi secondo me è veramente, diciamo, un'occasione unica, e Rai Play ha dedicato un canale che ha avuto un grandissimo accesso durante le ore della diretta di Sanremo, che è stato anche visionato, diciamo, questo spettacolo, questo in modalità on demand nei giorni successivi. Direi veramente servizio pubblico. Sì, e allora è un gesto di grande civiltà. Io volevo chiedere a Massimiliano, a lui un po' è toccato il ruolo dell'Amadeus della situazione, come hai vissuto questa esperienza? Beh, diciamo che è stato, come per tutti gli altri miei colleghi coinvolti in questo primo esperimento che la RAI ha voluto mettere a punto, un'esperienza sicuramente emozionante. Noi interpreti LIS siamo abituati all'improvvisazione, quello che facciamo fuori dalla TV è proprio questo, tradurre in simultanea anche contenuti sconosciuti a noi. Quindi diciamo che siamo preparati ad affrontare situazioni di questo tipo, andare a braccio, come si suol dire. E l'emozione è stata forte soprattutto per la risposta che abbiamo avuto dalla comunità dei sordi, che dalla prima serata hanno iniziato a scriverci sui social apprezzando tanto ciò che stavamo facendo, il duro lavoro di una lunga diretta, come è stato detto, e di una grande squadra di 8 interpreti istituzionali, gli interpreti che di solito sono visti nei TG LIS, si sono, diciamo, prestati a questa prima prova, e tutti i colleghi performer che hanno lavorato sodo sulle canzoni e quindi presentandole con questa performance in lingua dei segni. Ecco, è vero che voi siete preparati a tutto, sì. Però insomma durante il festival ci sono stati dei momenti anche inaspettati, sì. Vediamo. Sì, sì. Grazie al cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io. C'è un problema. Scusate, che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Ecco, insomma, com'è stato gestito questo colpo di scena? Non è stato semplice, immagino. Non è stato semplice perché, trovandoci noi in collegamento dagli studi di Via Teulada, non ci rendevamo conto subito di ciò che stava accadendo nel palco dell'Ariston, quindi ho visto intervenire Amadeus, sono intervenuto anche io. Il collega performer si è trovato proprio a dover interpretare una canzone che non aveva preparato, perché il testo in quel momento era stato cambiato, quindi lui, la grande sfida è stata soprattutto per lui dover improvvisare una canzone, ma essendo
essendo dei professionisti, è riuscito a far fronte, ad iniziare, a non dare quella pausa che sarebbe stata inappropriata in una diretta. Ha dovuto poi seguire anche Amadeus, che insomma ha avuto un momento di difficoltà, sì, sì, che ha gestito benissimo. Che ha gestito benissimo, e anche noi siamo riusciti a gestire naturalmente in simultanea quello che lui ha dovuto gestire in diretta lì dall'Ariston. Dunque, chi non ha l'uso della vista o dell'udito, chi non lo ha più, riesce comunque a vedere o sentire in un'altra maniera, in un altro modo. Uno scrittore non vedente racconta in un suo libro come riesce a vedere attraverso il suono diverso che fa, ad esempio, la pioggia cadendo sugli oggetti. Allora, Roberto ha raggiunto Valerio Rossi Albertini e insieme sì. farete un esperimento molto interessante. Sì, perché ci raccontava prima il direttore Cappelli che grazie a Rai Play è stato possibile tutto questo. Valerio, ci spieghi come si riesce a vedere un suono? Sì, ecco, questo è un piccolo esperimento, una piccola simulazione che traduce in una forma visibile una vibrazione che altrimenti potremmo percepire soltanto con le orecchie. E passiamo subito alla dimostrazione pratica. Questa è una piastra vibrante e quando una piastra vibra, in realtà vibra in una maniera molto complessa. Adesso te lo farò vedere. Per evidenziare la vibrazione posso mettere qui della polvere sulla superficie della piastra. La polvere è bianca, la piastra è nera, e adesso azioniamo la piastra. Senti il rumore? Sì, e vedo anche la vibrazione. Sì. Aumentiamo, aumentiamo, aumentiamo. Guarda, la polvere che prima era distribuita uniformemente sulla piastra, adesso si è disposta a formare un disegno geometrico. E questo è caratteristico, togliamo questa, cambiamo il suono. Hai sentito che quello sì. prima era un suono di un certo tipo. Rifacciamolo. Cambiamo il suono, ad esempio aumentiamo, come si dice in gergo, la frequenza. Senti la scala. Aumentiamo ancora un pochino, così. Ah, però. È diventato una specie di fiore, una specie di corolla. Ecco, questa è la dimostrazione pratica di come si possa convertire una vibrazione in un'immagine. Perché succede questo? Te lo spiego molto facilmente. Perché la piastra si comporta come questo foglio di carta. E il foglio di carta non oscilla tutto uniformemente, ma si contorce, si distorce. Ci sono delle zone che rimangono ferme ed altre che si muovono. Nelle zone che rimangono ferme, la polvere rimane imperturbata. Nelle zone che si muovono, la polvere viene scacciata. E quindi questo, adesso ti posso vedere l'ultimo. Ti posso far vedere l'ultimo al volo, perché è un bel caleidoscopio ed è utile vedere come anche dal profilo pratico. Attenzione, a casa, guardate il riquadro. Aumentiamo. Destro, ecco il vostro televisore in questo momento, guardate, noi qui cambiamo l'intensità del suono. Perfetto. Guardate, guardate. E viva. Ecco qua. E queste sono le nuove linee. Vedete che si sono disegnate sotto i nostri occhi di questo suono. Al cambiare del suono, a cambiare della frequenza, quello che cambia è l'immagine corrispondente. Ti devo fare i complimenti perché hai reso un concetto difficilissimo, chiarissimo al nostro questo pubblico. Lo devo dire grazie al Dipartimento di Fisica dell'Università di Tor Vergata e di Scienza dei Materiali che ce l'ha messa a disposizione. Però Elena Cappelli, direttore, è chiaro che di fronte a tutto questo non ci si può fermare. Quali sono i prossimi progetti? I prossimi progetti sono sicuramente di stabilire, direi, un ascolto permanente anche con la comunità dei sordi e cercare non solo di aumentare i contenuti sottotitolati disponibili anche sulla piattaforma. Noi stiamo lavorando con le direzioni tecniche che supportano tutto quello che è necessario per rendere disponibili i sottotitoli anche in modalità live sulla piattaforma, in diretta, perché oggi si possono già vedere tramite le pagine di televideo anche sul RaiPlay. Ma non solo, io penso a qualche progetto in lingua dei segni, quindi che ecco, possa essere, diciamo, il proseguimento di questa esperienza di Sanremo. Ricordiamo sempre che il grande successo di RaiPlay, al di là di questo esperimento di civiltà che continuerà, perché i numeri
sono veramente soddisfacenti. Sì, i numeri sono straordinari, direi. Ormai il pubblico della RAI conosce RaiPlay e devo dire che questo esperimento in lingua dei segni è stato apprezzato in generale dal pubblico di RaiPlay. La comunità dei sordi sicuramente è quella che in qualche modo si è sentita riconosciuta e ascoltata anche in una come dire, necessità che da anni viene espressa, ma tutti quanti hanno apprezzato, perché questo, ripeto, è stato uno spettacolo e le performance in lingua dei segni sono... Che ha coinvolto veramente tutti. Mi hai fatto una sorpresa stamattina, vero? Cioè? Non fai entrare una persona particolare che ci dà il senso di tutto quello che stiamo facendo? Allora la dobbiamo chiamare, perché prima di salutarci volevamo rivivere l'emozione delle canzoni proprio interpretate da Liss, e quindi Martina Romano, performer Liss, è venuta a trovarci. Ciao, ciao, e allora vediamo questa esibizione. Tutto quello che resta quando penso a te. Piace guardare le luci dell'alba, girare nuda per casa e nessuno mi guarda. Quanto ti manca, se mi hai chiamato col nome di un'altra. Innamorata di un altro cabrone, questa è la storia di un amore. Ci stavo male per te, ora no, tanto lo sai che poi faccio così. Faccio così. Sola, sola, ti ho dato tutto e ancora, ancora. Resto qui e non dico una parola, altro che pensare a te. Bravissima, e anche l'applauso del nostro studio. Può raggiungermi Maria Milo? Ecco, grazie, grazie. Volevo ringraziare anche lei davvero e tutte le persone che dietro le quinte veramente hanno, ci hanno resi orgogliosi di lavorare per questa azienda. Grazie Elena Capparelli, grazie Massimiliano Mondelli, grazie a Valerio Rossi Albertini.